Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, sempre vicino alle attività del GS Cali David, ma questa sera credo ci sia un motivo in più, perché il premio Guido Rizzetto va a Marco Villa, CT della Nazionale Italiana in pista. Importante davvero il lavoro che è stato svolto in questi anni dalla Nazionale, ma in particolare credo Marco Villa sia un po' un fiore all'occhiello dell'attività della Federazione, immagino. Ah, sicuramente sì, ma mi fa molto piacere perché questo premio è un premio importante. Siamo a Verona, pochi chilometri da Montichiari, per cui vuol dire ha un valore e un significato particolare. Beh sì, sono molto contento, seguo l'attività che ha Davide, la società da sempre, perché si è sempre rivolta al mondo dei giovani, per cui è la mia priorità in assoluto, cioè questa concomitanza con l'arrivo del Giro d'Italia, ma non solo, perché abbiamo anche qui a Verona l'unica pista olimpica del BMX, per cui è una realtà, è una provincia dove veramente si realizza tutto, dal mountain bike, dal BMX, dalla strada, dal cronometro e dalla pista, poi il Veneto a 5 velodromi, per cui c'è molta attività. Marco Villa sì, fa la differenza, mi fa molto piacere che la giuria abbia assegnato a Marco, perché Marco è sempre un personaggio così schivo, dicono anche mite di carattere, invece è molto determinato sul lavoro, ha una grande competenza e professionalità, credo che sia uno dei tecnici al mondo più controllato per come sa leggere le corse, per come le sa interpretare e ovviamente poi dare l'informazione giusta ai suoi atleti. Beh, la rinascita della pista si deve molto a lui, poi abbiamo una bella coppia con Dino Salvoldi, per cui il mondo femminile, Dino peraltro è uno dei tecnici più premiati al mondo fra tutte le discipline sportive, non solo del ciclismo, per cui è una coppia d'oro, di prestigio, ci fa molto piacere, però ripeto, mi fa piacere che abbiano pensato a Marco, perché ripeto, è sempre da parte, sempre tranquillo, però se lo merita tutto, perché ha un rapporto straordinario con gli atleti, hanno tantissima fiducia in lui, aspettano sempre i segreti particolari o le ultime informazioni, gli ultimi indirizzi prima di salire in pista. Io frequento molto la pista perché è una di quelle discipline che mi piace di più, anche perché come incarico internazionale sono presidente della commissione, non a caso, perché a livello olimpico sono 12 medaglie su 20, quindi dopo quello che era successo con Cavendish e Viviani a Brasile, come dire, come diplomazia internazionale ho chiesto di occuparmi di questo settore, soprattutto per controllare sia le modifiche dei regolamenti, sia le discipline che entreranno nel calendario dopo Tokyo, e sia soprattutto dialogare con i commissari, perché molto spesso insomma qualche errore c'è. Devo dire che invece apprezzo molto questa il presidente di giuria qui al giro e tutti i componenti, perché hanno, come dire, gestito un giro veramente con molta equilibrio. Siamo appunto alla vigilia del Giro d'Italia qui a Verona, alla vigilia della gran finale del Giro d'Italia qui a Verona. L'abbiamo vista anche presente a diverse delle tappe da presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Come le è sembrato questo giro? Le è piaciuto e come se lo aspettava? Ma sai, la risposta la dà sempre il pubblico. Potrei aggiungere anche gli sponsor, che sono diventati 54, perché evidentemente è una macchina che impatta economicamente, che raccoglie consensi. Devo dire che con la presidenza di Cairo, la gestione di tutto il gruppo RCS, c'è stato sicuramente un cambiamento, perché nel 2013 c'era una crisi aziendale, per cui oggi devo dire che i profitti dei bilanci della società per azioni sono buoni, per cui anche grazie a lui in qualche maniera si è, come dire, ristrutturato tutto il sistema del ciclismo. Mauro Vigna una garanzia per i percorsi, Mauro Vigna tutta la struttura economica sicuramente sono una garanzia per quanto riguarda. Ripeto, il giro lo decide sempre il pubblico, di là di Mauro Vigna e dell'attività e soprattutto i corridori. Io credo che sia un giro che sia stato avversato molto dal clima, i corridori l'hanno interpretato bene, quasi sempre in tutte le tappe. Non abbiamo mai visto tappe di trasferimento, cosa che avveniva magari in altri giri quando il clima era più sereno. Gli italiani mi sono piaciuti, perché insomma abbiamo vinto 5 tappe, 6 giorni in maglia rosa, una maglia azzurra che è stata sempre sulle spalle di corridori italiani, che ci pone straordinariamente super, perché oggi si è visto nella pressione la maglia già conquistata, quindi per interpretare la corsa, proprio questa mattina partenza, bisogna avere una corsa
stato raffermato da, posso anche dire, da grandi.